Il titolo del libro è Una ragazza da sposare, è il quarto libro di Madeleine Wickham, alias Sophie Kinsella, o meglio, il vero nome e cognome di Sophie Kinsella prima che diventasse Sophie Kinsella. Allora, questa è una ragazza che a 18 anni, per fare piacere a un conoscente, neanche un amico, incontrato durante una vacanza studio, un conoscente gay, ha bisogno di fare un finto matrimonio. Per lui è un finto matrimonio, per poter rimanere con il ragazzo che ama in Inghilterra. Per lei invece è un matrimonio vero. Lei ha 18 anni, è stupida da morire. A un certo momento fa questa cosa, se ne dimentica, la rimuove e la cosa finisce lì. Peccato che poi passano gli anni, questa ragazza ovviamente matura, la sua vita cambia, trova un uomo che lei ama. Si deve sposare con quest'uomo, ma lei non si ricorda di essersi sposata veramente con quel signore lì prima. E quindi chiaramente tutto il passato le precipita addosso. È un'autrice che ho scelto io tanti anni fa, che noi pubblichiamo su doppio binario. Da una parte hai tutto il mondo Kinsella, Sophie Kinsella, come I Love Shopping e anche i titoli non ai Love Shopping, dato che ci siamo, diciamo, tipo questo. E poi il mondo Wickham, che è il suo mondo letterario di quando lei aveva appena iniziato a scrivere, tra i 20 e i 30 anni, ha scritto questi sette deliziosi libri, che sono molto diversi dai libri Kinsella. Questa è l'altra cosa curiosa. Questi hanno più brain, cioè e sono un po' più di cervello quasi, sono delle commedie, cioè delle perfette pièce di teatro, come dirti, no? Dove vengono analizzati vizi e virtù della società di oggi. Secondo me i punti di forza sono due, sono opposti. Uno, che lei riesce sempre a raccontare delle storie di grande fantasia, anche al limite dell'inverosibile. Ma fa un patto immediato col lettore e tu ci credi immediatamente e quindi per effetto paradosso ti identifichi dall'inizio alla fine con la protagonista. Qui ti parlo soprattutto di lettrici. Dall'altra parte è sempre un po' borderline, un po' oltre se vuoi, che però è la cosa che lo rende molto divertente e vivacciotto. Cioè io ho concepito tutti i libri di Wickham, che come ti ho detto sono solo sette, come una collana, studiando esattamente il tipo di immagine, usando lo stesso illustratore, che è un illustratore inglese straordinario, David Donton. Qui gli ho chiesto una ragazza con due uomini dietro, uno è quello del passato di cui lei si è dimenticata e questo è quello che aspetta all'altare di sposarla, per dire, no? Poi non so, in un precedente, posso far vedere che è il mio preferito, questo qua. Gli ho chiesto un uomo bordo piscina e una ragazza, e mi era venuto in mente quello spot meraviglioso di Dior con Alain Delon, che faceva riferimento al film La piscina. Ci vogliamo distrarre in questa vita? Dobbiamo occuparci solo delle cose brutte che succedono, tutte le cose non esattamente simpatiche che stanno succedendo in questo momento. Trovo che questo libro qua sia un libro che divertirà, farà pensare, ti distrarrà, ti toglierà dallo stress. Hai voglia di prenderti del tempo per te, ti metti su un divano e te lo leggi. Wickham mi ricorda, e so di poterle fare un grandissimo complimento, mi ricorda Wodehouse, che era un grandissimo scrittore inglese della prima metà del Novecento, che scriveva delle cose molto comiche e molto, molto british.